che fai da tappo mi salta anche addosso in testa. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con Erwin in Paganella perché abbiamo in mente di portarvi a fare il terzo video di questa serie che avevo fatto di video dedicati per ogni livello, e oggi con lui vi porteremo proprio a fare il livello avanzato, quindi vedrete la trail progression che abbiamo pensato per voi. Cominceremo quindi da una Peter perché abbiamo pensato che è un po' meglio che cominciare dalla Easy, in maniera da fare almeno un flow all'inizio e poi passare sullo scassato in tutto il resto dei trail. Quindi si parte. Trail di riscaldamento Peter Pan. Ecco. Dai che fai da tappo! Vai! Oddio, abbiamo beccato i due della domenica. Mi salta anche addosso in testa. Qua freniamo a sinistra. Vivo Peter Pan. Saltino della Peter, dove Erwin cerca di fare i salti senza mani. Vai, passiamo sopra. Vai, vai, mollala. Mollala. Arriva cannone, eccolo. Figata. Qua facciamo piccola deviazione sulla Easy perché a me piace un sacco questa ultima parte e potete sempre scegliere voi. Section. Sezione salti, Easy Rider. Ecco il rider. Vivo? Yeah. Altro giro, altro trail. Vedrete adesso dove vi portiamo come secondo trail della giornata. Vi ci montate. Bene ragazzi, quindi è svelato il secondo trail di giornata. Apocalypse Now. Il trail più tosto di quelli che fanno parte del bike park. Tutto nuovo. Boom. Wow. Tutti tutti, oh belli cattati, oh, siamo belli, ci sta dietro, grazie. Oh. Allora, questa parte l'hanno un po' semplificata, rendono un po' più semplice. L'anno scorso era molto più scassata. Ed eccoci arrivati al famosissimo salto sull'Apocalypse. Ecco che arriva. Ultima parte dell'Apocalypse e siamo arrivati di nuovo all'impianto. Arrivati di nuovo in cima all'impianto Sant'Elmeritz e adesso prendiamo qua a sinistra la strada forestale che sarebbe il collegamento pedonale per arrivare dal Meritz al Dosson, e adesso vi faccio vedere per il livello avanzato come arrivare ad Andalo senza pedalare in salita. Si fanno alla fine 1,5 km/2 per arrivare a prendere il Ribs, che è il trail di collegamento abbastanza sconnesso
che vi porta poi ad Andalo. Fatto un pezzettino in bici e qua ci troviamo al bivio dell'809, che è il Malghette Trail, quello che vi ho fatto vedere nel video scorso, e noi continueremo, ci intersechiamo con la Giada che andremo a far dopo e si prosegue ancora per andare a prendere il Rips. Qua arrivati da questa curva vedete che scende questo trail qui, che sarebbe la Giada, che dopo vi farò vedere quando andremo a farla. C'è il bivio in cui potete decidere se tornare ad Andalo poi arrivando qui e facendo il Rips, o se deviare un attimo a destra, prendere la Giada che scendeva e ritornare verso Fai. Quindi noi adesso siamo all'imbocco del Rips, come vedete 787. Attenzione perché è un shared trail, quindi vuol dire che ci sono anche pedoni, come vedete i signori qua, quindi watch out. Il mio consiglio sul Rips è non farlo quando è bagnato. Già oggi siamo un po' al limite perché diventa pericolosissimo. Proprio la Paganella è caratterizzata da queste rocce che sono sapone. Ma bisogna mollarla un po'. Che bello scassato. Qui è molto comodo perché se volete c'è un pezzo di chicken, mentre quella un attimo più cazzuta, radiciosa, parte da sopra. Come vedete Erwin mi sta passando a sinistra e ci ritroviamo qua giù. Tips finito. Eccoci fra le campagne di Andalo. Da quella si passa fra delle baitine di legno, si arriva sulla strada per andare verso Fai, mentre noi adesso attraversiamo un pezzettino qua e arriviamo poi alla telecabina. Oddio, eccolo! Erwin, ti serve una mano per mettere la bici? Bene ragazzi, arrivati in cima alla telecabina d'Ospelà e adesso con la nostra amica pecorella. Vediamo se aggredisci Erwin. Poverina. Andremo a prendere la cima per fare la Giada per intero. Quindi adesso invece che fare il collegamento che vi ho detto l'altro giorno da Malga Zambana, facendo solo quel pezzo sotto di Giada per evitare quello più cattivo, prenderemo proprio la cima e andremo a farcela tutta. Montati sulla seggiovia per andare in cima, che è abbastanza lunghetta, molto bella panoramica dalla cima della Paganella. Se vi va potete andare a guardare dietro il rifugio La Roda per vedere giù il lago di Garda, che è davvero una vista pazzesca. E se volete allungare un po' il giro avanzato, vi consiglio di andare a provarvi il Cartoons e il Secret, che non li inserisco in questo giro di oggi per non allungarlo troppo. Andate quindi verso direzione Molveno dall'arrivo della telecabina per farveli. Sono belli natural, belli scassati, ma molto molto interessanti, e vi mandano col collegamento direttamente giù a Molveno, da dove poi potreste arrivare in paese pedalando un pochino, riprendervi la telecabina e passare alla Molveno Zone. Noi adesso continueremo a salire fino in cima e partiremo per la Giada, da dove parte anche il Beer 3. Eccoci arrivati in cima alla Paganella e noi qua siamo all'imbocco del Giada Line 806, vedete anche il cartello qua del Beer Trail, che chi non lo sapesse, il Beer Trail è un itinerario che collega tutti i più tosti sentieri qua in Paganella, bello lungo, sui 55 km circa, molto figo anche quello da fare un giorno. Quindi noi partiamo. Primo pezzo, vi ricordo che è un tratto molto percorso da un sacco di persone a piedi, quindi state attenti, non andate giù troppo a manetta. La Giada è uno dei trail più famosi qua in Paganella, proprio perché è super lunga, bella tecnica, ma sempre molto varia, quindi ci sono dei pezzi come qua belli tecnici e altri un po' più scorrevoli. Guardate che vista qua
sulla Val di Non. Sti sassi che, come vi ho detto col bagnato, sono mortali, super scivolosi. Le gambe sono belle cotte. Si parte per il secondo pezzo della giada, che io ritengo un po' più tosto. Qua c'è il lastrone. Oddio. Bello poco questa luce. Bello tecnico. Adesso qua c'è un passaggino da starete un po' attenti, è un po' esposto. Questa è Malga Zambana e a sinistra lì arrivereste dall'arrivo della telecabina, che così vi evitate di fare tutta questa parte che abbiamo appena fatto, che è la più cattiva. Che dici, Arvin? Feedback da pro rider? È bella tosta questa, cioè più che altro perché è lunghissima e piena di rocce, radicine, da bagnata alla morte, ma anche da asciutta non è facilissima. Bisogna stare super all'occhio, magari fare un paio di pause in più, non arrivare stanchi nei pezzi brutti. Quello è super importante. Qua c'è un bel pezzettino interessante, un po' scassato, peccato che è bagnato. Questo è lo scivolo bello scassato sempre, che da così bagnato non è semplicissimo, ma ci siamo, ci siamo. Eccoci qua arrivati al video che vi dicevo prima, quando abbiamo preso il Rips, che se andiamo a sinistra si va verso Andalo per prendere il Rips, se verso destra continuiamo la giada che poi attraversa la strada e continua verso Fai. Ultimo pezzettino ed eccoci qua sulla strada. Eccoci qua sulla giada che continua dritto, invece nel video intermedio, se vi ricordate, ero andata a destra per evitare questo pezzo di giada che invece è bello cattivo. Qua mi raccomando non sbagliatevi, che è facile, bisogna tenere la sinistra, andare qua su. Lì è bello ripido, super incazzato tutto qua, decisi se ci siamo. Vediamo le linee del pro rider. Piccolo pezzettino di strada e si riprende la giada qui a sinistra, qua super stretto. Eccoci. Oh. Sempre un po' bagnato questo pezzettino in piano, molto carino, che passa sopra la strada e ci riporta all'impianto a Sant'Elmo. Ed eccoci qua, come dicevo, arriviamo dove ci sono i salti, andiamo qua a sinistra e si scende. Super ragazzi, arrivati in fondo a questa giornata, sani e salvi. Ore 5 e mezza, impianti già chiusi. Direi giro super top. O che dici? Come sempre vi lascio qua sotto in bio il nome dei trail nella progressione in cui li abbiamo fatti, se volete rifarli uguali. Comunque vi ricordo sempre che in tutta la Paganella ci sono esposte le mappe, potete richiederne una alle casse e il sito è fatto molto bene. Inoltre, come vi avevo già fatto vedere le scorse volte, hanno fatto anche l'app di Movie Bike, dove potete vedere la vostra posizione in tempo reale e seguire sempre dove siete e dove volete andare. Direi che dalla Paganella è tutto, spero che vi sia piaciuto anche questo video livello avanzato. Come sempre vi chiedo di lasciare un like, un commento, di seguire il mio canale, di seguire il canale di Arvin. Vi lascio come sempre tutto in bio e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!